Oggi mi devo stare calmo. Oggi devo stare molto calmo. Devo mantenere la calma. Dopo Verona non avevo mai visto un Napoli così brutto. Mamma mia, penso di non aver mai visto un Napoli così brutto. Complimenti all'Atalanta, non c'è niente da dire oggi. Ci hanno sovrastato per 90 minuti. Non ci ha fatto capire niente della verità. Però mamma mia, niente spirito, forza, niente. Ma poi la difesa sui gol. Ignobile, ecco. Per non dire altro, però mamma mia, che brutta partita. Che brutta partita. Brutta. Non c'è stato uno spirito di gioco, uno spirito di tattica, niente. Lukaku, ignobile anche lui. Non ha toccato un pallone, complimenti a Chiellini, questo c'è da dirlo. Chiellini ha fatto oggi una partita incredibile. Ha fatto giocare sempre Lukaku di schiena, facendo guardare la sua squadra, non gli ha mai fatto guardare la porta, mai. Complimenti a Chiellini che si è messo in tasca Lukaku. Niente da dire, niente da obiettare. Primo gol, ti trovi disattento, Lukman tira al volo, fa 1-0. Secondo gol, tiro dalla distanza, Lukman 2-0. Terzo gol, tiro al volo, Letei 3-0. Tutti i gol dove Meret non ci poteva fare nulla, ecco perché comunque la sua difesa non è particolarmente all'altezza. Non so veramente cosa dirvi. Zero. Oggi proprio mi hanno deluso, non mi aspettavo una prestazione così. No, non mi aspettavo zero anima, zero voglia, zero vinta, nulla. Mi aspettavo un po' di più, mi aspettavo una partita combattuta, sì, magari potevi pareggiarla perché non le puoi vincere tutte, però non mi aspettavo una sconfitta così. Così umiliante non me l'aspettavo. Può capitare, eh? Ci può capitare la giornata storta. Questo è vero, però questa partita ci ridimensiona. Ci ridimensiona e ci dice che dobbiamo farci un bel bagno di umiltà. Un bel bagno di umiltà. Vedevo troppa esaltazione tra i tifosi napoletani. Ancora non abbiamo fatto nulla, ragazzi. Sì, è vero che rimaniamo primi, almeno per questa giornata non abbiamo fatto niente. Non abbiamo ancora fatto niente, calma. Non abbiamo fatto ancora nulla e vedevo già troppa esaltazione. Quello che ci meritiamo, un bel bagno di umiltà. Complimenti alla Mattia Ladea che oggi ha fatto una partita veramente incredibile. Ci ha dominato in lungo e largo, non ci ha fatto capire niente. Complimenti perché questa squadra per me quest'anno può lottare per qualcosa di più che sia la Champions. La Champions se la prendono con tutte le scarpe, però lo scudetto ci sono anche loro, secondo me. Non si possono più nascondere, assolutamente. Brutta gara, noi ridimensioniamoci e torniamo ad essere umili sin dalla prossima con l'Inter, perché sennò con questo spirito non si va da nessuna parte. Assolutamente. Detto questo, nel bene e nel male, forza Napoli sempre, ma su questo registro non andiamo bene. Con questo registro non andiamo bene, assolutamente. C'è delusione. Mi sta rabbia. Male. Ci vediamo tra poco. Faccio uscire le pagelle, se riesco. Vediamo, se ho voglia, se no mi vedo la Fiorentina. Ciao ragazzi.